Buona domenica sera e ben ritrovati con l'informazione dal Trentino. Andiamo a Pergine, dove nella giornata di oggi si è svolta la giornata dedicata all'Euregio, la grande regione che riunisce il Trentino, l'Alto Adige ed il Tirolo, lo si sa. Ebbene, l'importanza di un percorso comune è stata rimarcata in occasione della visita appunto in Valsugana dei tre governatori, dunque Rossi, Compacer e Platter. Vediamo. Siamo qui al Parco Trecastagni di Pergine Valsugana, dove oggi si svolge la festa dell'Euregio, la festa dei tre territori di Trentino, Alto Adige e Tirolo. Una festa che è iniziata con il corteo per le vie di Pergine in testa alle autorità, aperta dalla banda sociale della cittadina dell'Alta Valsugana. Ma è soprattutto, e questo è nell'intento dei tre governatori, la festa della gente, dei cittadini e delle cittadine. Amministrare insieme, ma soprattutto progettare insieme il futuro, questo è il filo conduttore della festa, e insieme vuol dire non soltanto la politica e le istituzioni, ma soprattutto, come dicevo prima, la gente. Lo spazio ora dunque alle interviste e poi la linea può tornare allo studio. Che cos'è l'Euregio? È un'opportunità per i nostri giovani, è la possibilità di davvero praticare in maniera concreta quell'Europa delle regioni a cui sempre ci ispiriamo, che deve essere un'Europa fatta non solo di regole e di burocrazia, ma di partecipazione dei cittadini. È un'occasione per approfondire e per migliorare le nostre identità, ma è anche un'occasione per mettere in campo un apprendimento linguistico. L'Euregio investe molto su questo, credo che sia un bel esempio di cooperazione fra territori che vogliono guardare al futuro stando assieme. Perché è importante ritrovarsi tra i tre territori? Ma è un'occasione anche per Pergine, tre territori. Già il comune di Pergine ha buoni rapporti con l'Austria attraverso un gemellaggio con la città di Amstetten, che dura da ben 40 anni. E noi col gemellaggio abbiamo avuto un sacco di possibilità, sia in termini di culturali che sportive, che di amicizia, che si stanno sviluppando da 40 anni. E è già un buon inizio e contiamo che questo vada avanti anche con l'Euregio. Dopo il blocco dei conti correnti della Lega Nord, deciso dalla Procura di Genova, che ha toccato anche i soldi da Lega Trentina, arriva la solidarietà del consigliere di Forza Italia Giacomo Bezzi. La magistratura, scrive in una nota Bezzi, ha sferrato un brutto e grave attacco contro un partito politico italiano e chiunque abbia a cuore la democrazia ha il dovere di condannarlo. Bezzi lo definisce un autentico tentativo di indebolire un partito politico alle porte della campagna elettorale per le elezioni politiche e, nel caso di Trento, anche della campagna elettorale in vista delle elezioni provinciali del 2018. Lo si sa, lo si sta ripetendo da tempo, la stagione estiva in Trentino è stata davvero da numeri record, da numeri, vorremmo dire, impressionanti. Ebbene, gli operatori turistici si sono ritrovati oggi per il 16° Goodbye Trentino, riflettendo su questo boom estivo, ma per cercare anche di migliorare in prospettiva futura, se si può. Il turismo trentino archivia la performance dei primi mesi estivi con crescite che in alcune località sono risultate a doppia cifra e si proietta già sulla prossima stagione estiva del 2018. A Madonna di Campiglio, nella cornice del rifugio Stoppani a Passo Grostè, un balcone sulle Dolomiti di Brenta, si sono ritrovati gli operatori italiani e stranieri della domanda e quelli trentini dell'offerta per il 16° Goodbye Trentino, un momento di incontri business to business finalizzate alla commercializzazione dell'estate 2018, organizzato da Trentino Marketing in collaborazione con l'APT Madonna di Campiglio, Pinzolo, Varrendena. La scelta degli operatori invitati a questa edizione di Goodbye Trentino ha seguito la strategia promozionale di internazionalizzazione di Trentino Marketing, a partire da un'attenta selezione di tour operator specializzati sulle motivazioni di vacanza prese in esame, in particolare i settori della vacanza attiva, oltre a quelli più generalisti, cercando un raccordo diretto con la proposta dei diversi territori con riferimento all'estate 2018. 66 gli addetti ai lavori provenienti da 21 paesi e tra questi 5 extraeuropei, Brasile, Cina, India, Corea e Stati Uniti, che sono saliti fino ai 2400 metri del rifugio Stoppani per la giornata di workshop, nel corso del quale hanno potuto incontrare le 105 realtà presenti, vale a dire APT, consorzi, strutture ricettive, tour operator, agenzie di viaggio e società impianti provenienti da tutti gli ambiti turistici del Trentino,
oltre ai rappresentanti dell'aeroporto di Verona. Nelle 16 edizioni di Goodbye Trentino, ha detto Maurizio Rossini, AD di Trentino Marketing, non era mai stato registrato un numero così elevato di presenze, un segnale evidente che il sistema turistico provinciale guarda con fiducia al futuro. Incidente questa mattina sulla Gardesana orientale, un'auto è sbandata finendo di schianto contro la parete di roccia nella prima galleria fra gli abitati di Torbole e di Malcesine, lo vedete in questa istantanea concessaci dal giornale L'Adige. L'impatto è stato violento, ma per fortuna l'uomo che era al volante non ha riportato gravi conseguenze. Pesanti i disagi invece al traffico, le operazioni di intervento hanno imposto l'istituzione di un senso unico alternato che in poco tempo ha provocato lunghe code di veicoli in entrambe le direzioni. Dal Lagorai al mare, la festa della transumanza sull'altopiano del Tesino, una tradizione che diventa evento per ricordare quello che un tempo era normalità. È una grande festa che accoglie con allegria l'arrivo in Tesino delle pecore dopo l'alpeggio estivo tra i ricchi pascoli sulle montagne del Lagorai. Le pecore scendono per poi spostarsi verso il mare. Il gregge, accompagnato dai pastori, si avventura in mezzo alle vie di Pieve Tesino in una splendida festa fatta di semplicità, colore e genuinità, dove si ritrova la gioia di vivere della gente di montagna. Oggi la partenza da Cinte Tesino della transumanza, con paesani vestiti come una volta, accompagnati dal carro della musica, dal gruppo folk di Pieve Tesino, in direzione Villa D'Aziario, a Pieve Tesino. Poi da Castello Tesino arrivano le greggi, quindi da Villa D'Aziario la partenza della sfilata in direzione del centro sportivo di Pieve con la banda sociale, gruppo folk e il carro della musica. Weekend dedicato alla tosatura delle pecore, all'allevamento, agli antichi mestieri, ai prodotti caseari e a una golosa rassegna gastronomica. In questo fine settimana, durante la gran festa, viene proposto un menù speciale che rende omaggio alle specialità di una volta del Tesino, abbinate ai migliori vini trentini e alla birra. Il tutto accompagnato da spettacoli e serate allietate da musica e ballo. E dal Tesino andiamo invece in Valle di Rabbi con la Desmalghiada che accompagna le cosiddette regine degli alpeggi fino a valle. E il fine settimana di latte in festa è quello che è andato in archivio oggi. Vediamo. Due giornate di degustazioni, show cooking, eventi, spettacoli, laboratori per bambini e famiglie in Val di Rabbia, alle porte del Parco Nazionale dello Stelvio. E poi escursioni a Malga Stablasolo con le guide, mungitura Malga Fratte, visita al pascolo e alle aree adibite alla lavorazione del latte, la Caserada, laboratorio di caseificazione del latte a cura dei caseifici Cercene e Presanella. Con Latte in Festa si racconta il mondo del latte e del formaggio con un percorso emozionale che tocca i cinque sensi. Tra le tante attività proposte in questo fine settimana alle Terme di Rabbi si può vedere il latte in una veste nuova, approfondendo l'utilizzo nella cosmesi e come trattamento di bellezza, provando così i benefici sulla pelle. Il mercatino bianco offre ai visitatori la possibilità di degustare il latte nelle sue mille forme, dai formaggi allo yogurt, al gelato e ai frappè. Protagonisti il caseificio Presanella di Mezzana e il caseificio Cercen di Terzolas che presentano e propongono in degustazione i loro prodotti su tutto il casolet della Val di Sole. Le varie maglie sono scese in località Plum per presentare i loro formaggi d'alpeggio, una tradizione che continua e che è diventata storia da rivivere per conoscere la quotidianità in montagna. I momenti più interessanti dell'edizione di quest'anno, gli show cooking realizzati in collaborazione con Identità Golose, che vedono la partecipazione di chef stellati quali Vinicio Tenni dalla Val di Sole, Marco Stabile da Firenze e anche il giovane Davide Zambelli, giovane chef Solandro che si è distinto recentemente alla prova del cuoco. Grandi momenti di gastronomia che partono proprio dal latte per una 2 giorni tutta da vivere in Val di Sole. Un tour che ha portato il Trentino in bella mostra attraverso le sue eccellenze relative all'arte casearia e all'alpeggio. Una formula che piace per il rapporto con la natura, per il rapporto con gli animali, ma soprattutto con il rapporto della cultura del buon mangiare, del buon cibo. In questo ambiente di divertimento esperienziale si configura perciò una vacanza genuina, sincera, che ci auguriamo lasci un buon sapore in bocca ai nostri ospiti, esattamente come quello dell'ottimo formaggio. Ed ora in Val di Gresta, dove ha aperto oggi e continuerà fino al 15 ottobre l'Orto Biologico del Trentino, in mostra Aronzo Chienis. Alla sua 47esima edizione, la mostra Mercato propone un mese di appuntamenti e iniziative
per conoscere i prodotti biologici della Valle di Gresta. A settembre e in ottobre per un mese si potranno acquistare i prodotti biologici della Valle di Gresta presso il Consorzio Ortofrutticolo. La mostra mercato della Valle di Gresta rappresenta un connubio tutto naturale di enogastronomia, produzione biologica e diffusione della cultura del mangiare e del vivere sano. Protagonisti assoluti saranno gli ortaggi, ma non mancheranno attività ricreative e passeggiate immerse in suggestivi paesaggi che la valle può offrire. E intanto continua a Levico Terme il Festival della Zucca, una festa adatta a tutti, ma soprattutto a famiglie più piccoli. Domenica delle Zucche a Levico Terme, il Festival della Zucca è una delle manifestazioni più apprezzate tra le numerose iniziative che animano il centro storico della cittadina termale, grazie al consorzio Levico Terme in Centro. Il centro ospita zucche di ogni tipo accanto al mercatino a tema, ma ci sono anche intrattenimenti per dare sfogo alla creatività e poi gustose proposte di street food a base di zucca abbinate a degustazioni di birre artigianali trentine. Molto partecipato anche quest'anno, siamo molto contenti, siamo già pronti a pensare già al mercatino di Natale, ma vogliamo goderci fino alla fine questo weekend, visto i tantissimi laboratori per i bambini, le tante iniziative. Vi aspettiamo, c'è ancora la possibilità di partecipare a Porta una Zucca e vinci molti premi. Tante iniziative sono appunto per i bambini ma anche per le mamme, penso alle varie prove del cuoco e ai tanti suggerimenti che vi possono dare dal cake design e tanti laboratori dedicati sempre gratuiti per tutti. Ed ancora la riscoperta delle tradizioni, dimostrazioni di antichi mestieri per un tuffo nel passato con gli artisti di strada di Bedollo. Intanto a Trento Nord continua la Trento e la Baviera, l'Oktoberfest in salsa trentina. La festa, giunta alla sua sesta edizione, nasce dal precedente storico di Andrea Dall'Armi, il trentino fondatore dell'Oktoberfest a Monaco, e porta a Trento per 4 settimane eventi musicali, gastronomia tipica, musica in stile bavarese. Lo scopo dell'evento è quello di creare una sinergia e uno scambio culturale fra Trentino e Baviera nei loro aspetti più caratterizzanti, dunque spettacolo, appunto, gastronomia, prodotti tipici, band folcloristiche, specialità tipiche, birra, iniziative ludiche ma anche culturali faranno da cornice. La manifestazione, oltre ad essere un punto di incontro e di divertimento, servirà anche ad avvicinare culture, usi e costumi di due realtà diverse, appunto Trentino e la Baviera, ma al tempo stesso legate da molti aspetti in comune. L'appuntamento di settembre propone band folklore in tipico stile bavarese da animare le serate, oltre a tante iniziative culturali e di svago. E dopo Trento e la Baviera, invece, 300 persone per una serata alla scoperta della storia della città di Trento. Così la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino ha scelto di festeggiare la 10ª edizione di una delle sue rassegne più famose e partecipate, DOC, denominazione di origine cinematografica, nata per celebrare il connubio tra enogastronomia e cinema attraverso le visite guidate nelle più belle cantine e distillerie del Trentino, seguite dalla visione di film Sotto le stelle. I partecipanti hanno visitato le 5 tappe previste dal programma, ognuna dedicata ad un vino testimonial e al territorio di riferimento. Palazzo Firmian, dedicato al Terol de Gorotaliano, dunque la Piana Rotaliana. Palazzo Lodron Zippel, a Marzemino e Vallagarina. Palazzo Thun e Torre Milana, a Müller Thurgau e dunque a Valle di Cembra. Palazzo Roccabruna, Trento Doc, alla città di Trento. Il Castello del Buon Consiglio a Nosiola, Vino Santo, Valle dei Laghi. Brindisi finale presso il Teatro Sociale di Piazza Battisti con un calice di grappa trentina. Ed ora a Rovereto per l'ultimo appuntamento dei venerdì alla campana con il mini coro di Rovereto. Ultimo appuntamento estivo con i venerdì alla campana. Iniziata nel mese di giugno, la rassegna si è chiusa con l'ultima produzione del mini coro di Rovereto, diretto da Giampaolo Dai Campi e con la voce recitante di Mauro Neri. In vetta al Colle di Miravalle è stato un minuscolo nanetto dal simpatico nome di Nagnocco ad accompagnare il pubblico alla scoperta del cuore più profondo del Trentino. Le stagioni della fantasia, si intitolava la serata, perché la fantasia non conosce limiti di età e vale in tutte le stagioni della vita, perché la fantasia attraversa le nostre esistenze regalandoci sogni e progetti per il futuro, aiutandoci così a migliorare e a migliorare il mondo in cui viviamo, perché la fantasia ci aiuta a essere più buoni, più generosi, più solidali. Si è conclusa così la manifestazione che ogni anno porta alla campana dei caduti di Rovereto migliaia di persone chiamate a riflettere attraverso l'arte e la cultura sui valori rappresentanti di Maria Dolens, simbolo universale di concordia e del duro lavoro necessario per ottenerli.
E si chiude oggi la settimana che ha visto protagonista il rione di Cristo Re a Trento, una settimana di festeggiamenti per ricordare una lunga storia. Era il 23 novembre del 1941 quando venne posta la prima pietra della chiesa di un rione che poi si sviluppò velocemente diventando il più popoloso della città. Una settimana intensa di eventi con lo scopo di cercare di ridare un'identità, un pezzo di città che reclama il suo ruolo, cercando di fare fronte a problemi ormai comuni. Impegnate in questo obiettivo tutte le realtà del rione, a partire dalle associazioni e poi le scuole, la parrocchia, le attività commerciali. Una settimana di festa all'aperto e a misura di famiglia che nella scorsa edizione ha portato in piazza oltre 10.000 persone. E dalle feste di Rione alle manifestazioni sportive con lo spettacolare trofeo Passo di Pampeago, salita in bicicletta lunga 10,5 km, ma soprattutto 1019 metri di dislivello da superare fra Tesero e il Passo di Pampeago appunto. Spettacolare perché un'inaspettata nevicata ha scelto di fare da cornice, ma anche da ulteriore ostacolo a superare l'ascesa nelle curve che già sono state teatro delle epiche imprese del Giro d'Italia. Pendenza media che oscillava fra il 12 e il 15%. Sull'Alpe ha trionfato, l'avete visto poco fa, il VIP tenese Thomas Schnitzer del team Poli Avi Bike, che ha impiegato 40 minuti e 0,7 secondi. Nella sfida femminile, la meranese Alexandra Hober ha tagliato per prima il traguardo dopo 48 minuti e 38 secondi. Nonostante il maltempo, soddisfazione per l'US Litegosa, che ha organizzato il tutto con il supporto dello Ski Center Latemar, e soprattutto sorrisi finali per l'arrivo dell'ultimo, Silvano Sozzi, che oltre alla dura salita nelle gambe aveva ben anche 76 anni. E dopo la bike, i primi tre punti della stagione per il Levico, siamo al calcio di Serie D. Levico Terme, che oggi è l'unica delle compagini regionali ad aver portato il bottino a casa nella quarta giornata del girone B appunto di Serie D. Vittoria dei termali per 4-1 con uno scatenato Fabio Bertoldi, autore di una tripletta e poi rete di Brusco. Sconfitto invece il Drò in casa del Rezzato per 2-0, cade anche il Trento al Briamasco nella sfida contro il Ciserano. 1-2 il finale con rete Aquilotta firmata da Lella. Sempre per il calcio, nel campionato di eccellenza invece si conferma capolista il San Giorgio, che liquida la pratica trentina contro il Lavis per 3-0. Al secondo posto la Virtus Bolzano, che si sbarazza del San Paolo per 2-0. Terza posizione per il Termeno, nonostante lo 0-0 contro il Bozner. Fra le trentine, unica vittoria, quella della Naune, che si è imposta per 2-0 sul Valle Aurina. E allora anche un'occhiata al campionato di promozione, dove Mori e Aquila Trento sono al comando del campionato di promozione dopo 3 giornate. Il Mori si è imposto sul Porfido Albiano per 2-0, l'Aquila ha vinto in casa del Nago Torbole per 2-1, entrambe sono a quota 9 punti in classifica. A 7 punti invece Virtus Trento e Rotaliana. La Virtus Trento è passata sul Cavedine per 1-0, la Rotaliana oggi ha vinto il derby, lo vedete in queste fasi iniziali delle match nelle immagini, ha vinto il derby della Piana contro la Garibaldina per 2-1. Ovviamente approfondimenti in merito a queste partite e ad altro dopo il telegiornale con la puntata di A Tutto Campo. Io intanto vi ringrazio per averci seguito fin qui, vi consiglio di seguirci ancora, ci sono gli appuntamenti, c'è il meteo e poi domani mattina la nostra rassegna stampa. Grazie e buona domenica sera. Ogni volta che vi rilasserete sul vostro divano Falk, penserete anche a noi. Il suo comfort vi ricorderà l'emozione di quando ci avete raccontato del vostro salotto ideale. Lo stupore di quando avete compreso le soluzioni strutturali dei nostri divani. E la nostra passione genuina della lavorazione artigianale. Da oltre 40 anni costruiamo poltrone e divani su misura che parlano di voi. E anche di noi. Il Trentino, le sue montagne, la sua gente. La cura degli animali e la loro alimentazione. Il latte di alta qualità. La particolare dolcezza che lo rende un formaggio adatto a tutti. L'assoluta genuinità. Trentingrana, il formaggio DOP con la montagna nel cuore. Trentingrana,
Gustatevi il nostro mondo. Per festeggiare al meglio Arice, Rachele, Harlank, la neoletta Miss Italia 2017, siete tutti invitati martedì 19 settembre alle 20.30 nella Piazza del Mart di Rovereto. Ci sarà un grande show condotto da Sonia Leonardi e avrete l'occasione di conoscere la nostra Miss Italia 2017. Non mancate, ingresso libero. Emporio Verde, 1000 metri quadri e più di 6.000 articoli per l'agricoltura, l'orto e il giardino. Grazie all'ampio magazzino, tutto in pronta consegna. Da Emporio Verde non solo agricoltura, ma anche un'enorme gamma di articoli professionali per il lavoro. Il fai da te, il tempo libero, la casa e gli animali. Solo proposte di qualità, selezionate dai nostri tecnici. Inoltre Emporio Verde è centro di assistenza specializzato per forbici e legatrici elettriche. Ci trovate a Mezzo Corona, a 100 metri dalla stazione, a Pressano di Lavis e a Verla di Giovo. Agraria Riva del Garda. Un viaggio alla scoperta di sapori ed emozioni senza tempo. Vi aspettiamo nel nostro store rurale. 700 metri quadrati di eccellenze trentine proposte in una cornice esclusiva. I nostri collaboratori vi invitano a scegliere tra le tante prelibatezze tipiche. Salumi, formaggi, confetture, sottoli, vino, olio, grappe che sapranno inebriarti di piacere. Agraria Riva del Garda. Passione, qualità, territorio. Progetto Sorriso, il centro medico e odontoiatrico di Caldonazzo, punto di riferimento di eccellenza nell'ambito della cura dentale. Professionalità, tecnologie innovative e strumenti diagnostici di ultima generazione, ma soprattutto un team in grado di rispondere con determinazione ed entusiasmo a qualsiasi esigenza. Sulla tua salute non accettare compromessi. Vieni a trovarci www.progettosorriso.info. Le agenzie per la protezione dell'ambiente di Trento e di Bolzano, assieme al Dipartimento per la protezione dell'ambiente dell'Anda Tirol, presentano il Premio Ambiente Euregio 2017, un concorso transfrontaliero che premia idee e progetti che rispettano e valorizzano l'ambiente. Aperto a tutti, cittadini, imprese, comuni, scuole e associazioni. Il termine per la presentazione dei progetti è il 12 ottobre 2017. Per maggiori informazioni, telefona al numero 0471 28 90 87. Materiali esclusivi, lavorati da mani sapienti, capaci di trasformare ogni stanza in un luogo magico. Il pavimento è il protagonista di ogni ambiente. Conforti Pavimenti, da generazioni, utilizza i materiali più esclusivi e posa pavimenti adatti a qualsiasi esigenza. Visitate i nostri showroom di Mezzo Corona, Trento e Cles. Lasciatevi conquistare dalla qualità dei nostri prodotti e dalla cura della nostra consulenza personalizzata. Conforti Pavimenti, la natura in casa tua. Vi invitiamo a visitare il nostro showroom di Cles. Conforti, sempre vicini alle tue esigenze. Per la giornata di lunedì è atteso cielo nuvoloso con qualche schiarita nelle ore centrali e saranno possibili deboli precipitazioni più probabili dal pomeriggio. Vediamo le temperature. A Trento la minima sarà di 7 gradi nella media, la massima di 19. A Rovereto 9 la minima, 21 la massima, a Riva del Garda 9, 20. A Borgo Valsugana la minima sarà mediamente attorno ai 6 gradi, la massima attorno ai 20. Cavalese 3 la minima, 15 la massima. A Cles 7, 16. A Tione la minima 5, la massima 17. Alcuni appuntamenti per lunedì 18 settembre 2017. A Riva del Garda, presso la Sala della Comunità, dalle 15 fino alle 19, seminario organizzato dalla Società Italiana di Psico-Oncologia, i bisogni psicologici dei pazienti oncologici e dei loro familiari. Presso il Teatro Comunale di Pergine, con inizio alle ore 17.30, confronto con Michele Andreaus, Giampaolo Dallara, da Industria Meccanica Fabbrica di Conoscenza. Presso la Fondazione Caritro di Trento, alle 20.30, la mobilità sostenibile, Trento e Bolzano a confronto in un incontro pubblico.
E infine a Trento, presso la sala della circoscrizione di Clarina, con inizio alle ore 21, un progetto, quello della ferrovia Trento-Canazzei, da conoscere e rilanciare, organizzato dal Movimento 5 Stelle.